L'Associazione Cine Teatro Mezzano nasce dall'esigenza che abbiamo avuto e che abbiamo riscontrato tra i vari artisti che vi sono nel territorio e che conosciamo, di dare un luogo e una possibilità di potersi esprimere. Questo nasce. Il pretesto dello spettacolo di questa sera è l'anniversario della morte di Pirandello, avvenuta il 10 dicembre nel 1936. Lo spettacolo è diviso in due parti, c'è un prologo dove raccontiamo proprio il viaggio molto pirandelliano delle ceneri, che dopo 26 anni dal Verano arrivano finalmente a Rozza Pietra in Contrada Caos. L'opera colloquio con i personaggi, in cui presenteremo vari personaggi di Pirandello, un'opera in qualche modo riadattata dal mio amico regista Francesco Maria Naccari e che crediamo sia veramente il modo migliore per poterci presentare alla gente. Una piccola novella di Luigi Pirandello che si chiama Colloqui con i personaggi. In questa novella Pirandello ci fa sapere che lui ogni domenica mattina era uso ospitare personaggi in cerca d'autore per essere inseriti in qualche sua opera. Ebbene, quella mattina decide però di chiudere questo rapporto con i personaggi, causa la sua vita, il figlio che era stato fatto prigioniero, la guerra. Durante questa novella però i personaggi riescono a convincerlo e a riportarlo di nuovo sulla strada dello scrivere. Succedere. Per favore, senza cominciamo a parlare dei disgrazi, perché non succederà nulla. Ma come con arrenesce a capire la gravità della cosa? Ma come con arrenesce a capire la gravità della cosa? È la prima volontà che ti racconta. E poi ci dico io, che un giorno lo ringrazieranno. Finirà capelli libri di storia. Sì, se io arrenesce a capire la tua cosa. Stasera vai e corro con lo vento, a gravi porti di la storia. Il 10 dicembre a Roma, nella sua casa di via Antonio Bosio numero 15, muore Luigi Pirandello. Mi lasci dire, se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani, schifosi, che qualcuno inopinatamente ci scopre addosso, lei passa per via. Non ha caputo niente. Signor giudice, io mi sono querelato perché voglio il riconoscimento della mia potenza! Si tocchi, per Dio, si tocchi! La potenza, si tocchi! Perché chi ha la ventura di nascere personaggio può ridersi anche della morte. Non muore più. Morrà lo scrittore, morrà l'autore, creazione della creatura, ma la creatura non muore io più. Io socchiudo gli occhi, stringo le spalle e gli rispondo: io, caro signore, sono il fu Mattia Pascal.